Assolutismo e liberalismo. Questi sono i due termini che vengono utilizzati nel linguaggio della politica, della storia, dell'analisi delle istituzioni, della società, della civiltà occidentale nei secoli più importanti, quindi nei secoli conclusivi dell'età moderna, quindi a partire dal XVI e poi XVII e XVIII secolo e anche il XIX in poi, per definire appunto quelle che sono le due forme principali di Stato nella storia di questi secoli. Quindi, per iniziare da oggi a parlare di queste due forme di Stato, di queste due forme di pensiero e per capire come siano due forme poi successive nel tempo, perché si è passati dallo Stato assoluto allo Stato liberale proprio attraverso quel processo storico importante che è ricollegabile alle grandi rivoluzioni del 1700. Ripartiamo appunto, iniziamo oggi a parlare di questo argomento, dalla definizione appunto di Stato e analizzeremo poi pian piano, anche attraverso delle ottime letture di approfondimento, tutto ciò che riguarda il rapporto di questi tipi di Stato con i concetti di diritti dell'individuo, quindi della figura del suddito e poi del cittadino, e poi anche legati ai concetti di uguaglianza, di giustizia, quindi anche legati appunto al diritto inteso nel senso della giustizia e della libertà, appunto, come si può già intuire dal nome insomma, del pensiero che poi dominerà oltre le rivoluzioni, cioè il pensiero liberale. Abbiamo già definito in altre lezioni precedenti il concetto di Stato, che è un concetto che poi si afferma appunto proprio in età moderna e quindi andiamo rapidamente a vedere la definizione e i tipi principali di Stato per poi capire la differenza e le particolarità dello Stato assoluto, quindi l'assolutismo, e del liberalismo, ovvero dello Stato liberale. Quindi già sappiamo che lo Stato è un ente dotato di potestà territoriale, un'istituzione di carattere politico, sociale e culturale che svolge una funzione sovrana. L'abbiamo più semplicemente definito come un territorio abitato da una popolazione omogenea, se vogliamo, quindi abbiamo poi definito la nazione all'interno del popolo, dello Stato, appunto, la nazione come popolo all'interno dello Stato, e abbiamo detto che questo territorio è costituito da un unico potere politico. Quindi, dal punto di vista della definizione giuridica vera e propria, lo Stato è appunto un'istituzione costituita da tre elementi: il territorio, la popolazione e l'ordinamento giuridico. Ora, noi abbiamo anche definito la nazione come l'insieme di individui che sono accomunati dalla stessa tradizione, cultura, lingua, e spesso anche nell'età antica, medievale e moderna dalla religione, e quindi a partire dalle definizioni di Stato e di nazione abbiamo definito lo Stato nazionale come quella particolare forma di istituzione che si afferma tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Detto in altri termini, più correttamente, l'età moderna è proprio il periodo storico in cui iniziano ad affermarsi i cosiddetti stati nazionali. Come si può capire dall'espressione, lo Stato nazionale è uno Stato costituito da un'unica nazione, mentre poi, come vedremo, poi esistono stati multinazionali o esistono delle nazioni, ovvero dei popoli, come è stata l'Italia, ad esempio, per secoli, suddivisa in più stati diversi. Quindi lo Stato nazionale per eccellenza, i primi stati nazionali in Europa tra 4 e 500, che in realtà iniziano a formarsi già dal XIV secolo, perché qui leggiamo Inghilterra e Francia. L'Inghilterra e la Francia sono gli stati nazionali che iniziano a formarsi con la guerra dei cent'anni. Oggi
attraverso le letture andremo a vedere come quest'idea di Stato che si andrà a consolidare tra 6 e 700 nasce proprio nel Medioevo, e quindi Inghilterra e Francia iniziano a configurare la loro idea di Stato nazionale proprio con la Guerra dei Cent'anni, che va, come sappiamo, dai primi del 300 fino a verso la metà del 400. Quindi 1328-1453 sono il periodo in cui si realizza questo laboratorio dello Stato nazionale in Inghilterra e in Francia. Mentre per quello che riguarda la Spagna, il discorso è legato, come ricordiamo, alla famosa Reconquista, che si conclude definitivamente nel 1492, quindi a quel punto, tra 4 e 500, quei tre sono i tre primi stati nazionali in Europa che poi faranno anche da modello per il resto del continente. Mentre, ad esempio, l'Italia, che abbiamo citato poco fa, ma anche la Germania, devono aspettare altri tre secoli per arrivare ad essere uno stato nazionale. Poi abbiamo detto appunto che esistono fondamentalmente tre tipi di Stato, che sono appunto la monarchia, la repubblica e l'impero. Molto rapidamente, come sappiamo già, la monarchia è quello Stato in cui, diciamo, si è fondato su una forma di governo che vede un capo dello Stato. In realtà non è soltanto colui che detiene i tre poteri, ma un capo che viene eletto per diritto di successione ereditaria. Questo, a parte alcune monarchie elettive, come poteva essere per esempio il Regno di Polonia, fondamentalmente la monarchia si caratterizza rispetto alla Repubblica per il fatto che il capo dello Stato, che comunque ha i poteri in mano, tutti i poteri nelle sue mani, viene nominato per successione ereditaria, mentre nella Repubblica, la Repubblica appunto dell'età moderna, perché poi va distinta la Repubblica in età antica come la Repubblica romana, è una forma di governo in cui la sovranità appartiene al popolo secondo il modello della democrazia rappresentativa. Anche in questo caso sono degli esempi, perché esistono comunque vari tipi di monarchie, e proprio di quello parleremo oggi. Quando parliamo di assolutismo e liberalismo, stiamo parlando di due forme di governo legate allo Stato monarchico, alla monarchia, e quindi non ovviamente né alla Repubblica né tantomeno all'impero, anche se si può parlare di una forma di assolutismo in alcuni imperi, perché quando parleremo di assolutismo vedremo che non parleremo soltanto delle monarchie assolute per eccellenza, che possono essere la Francia o la Spagna, ma anche per esempio dell'impero germanico o di quello che poi sarà l'impero austriaco, quindi l'impero asburgico, che comunque è caratterizzato da una forma di monarchia assoluta. L'impero rispetto alla monarchia è un organismo politico formato appunto da più nazioni, da entità statali di varia natura. Qui si fa riferimento a regni, principati o signorie. Quindi, ad esempio, l'impero germanico, che è l'esempio per eccellenza che abbiamo in Europa nell'età moderna, era un impero costituito da alcuni regni, come per esempio il regno di Boemia, principati come il Principato di Sassonia oppure il Ducato di Baviera, eccetera. Quindi l'impero era un insieme di entità statali di varia natura, ma noi diremmo appunto, come accennavo prima, che esistono anche degli imperi, come potrebbe essere l'impero russo, costituiti da nazioni diverse, quindi da popoli anche di lingue diverse, ma questo avrà a che fare anche molto con l'impero germanico o comunque asburgico dopo le rivoluzioni e nell'Ottocento, perché se noi pensiamo all'impero austriaco del 1800 abbiamo un impero veramente multinazionale, c'erano circa 18 lingue diverse all'interno dell'impero d'Austria nell'Ottocento. E quindi cominciamo con le definizioni per poi andare ad analizzare nello specifico alcune letture. L'assolutismo quindi si definisce
come un regime politico in cui chi regna ha un potere assoluto, illimitato. Ho detto in altri termini, l'assolutismo è un modello politico in cui il sovrano è il detentore assoluto di tutti i poteri dello Stato. Ora, più avanti parleremo dei poteri dello Stato, che già sappiamo essere fondamentalmente tre, legislativo, esecutivo e giudiziario. Però qui già ci fa vedere che la particolarità di un modello politico tipico dell'assolutismo è il modello in cui il sovrano ha nelle sue mani tutti quanti i poteri. Ma come vi faccio, diciamo, notare con quel grafico in corsivo, la parola assoluto è la parola chiave di questa definizione. Quindi andiamo a vedere l'origine, l'etimologia del termine assoluto. L'assolutismo viene dal latino absolutum, ovvero ab, da, e solutum, sciolto. Questo vuol dire che il sovrano dell'assolutismo è un sovrano sciolto da ogni costrizione esterna, quindi è un sovrano che non ha limiti, che è sciolto da qualunque tipo di obbligo nei confronti di altri organismi, di altri organi o di altre realtà che possano limitarlo. Questo termine di sovrano assoluto e quindi di assolutismo è un termine che inizia a venire utilizzato in Europa alla fine del 1700 con un significato negativo. Quindi il termine assolutismo o sovrano assoluto già fin dagli inizi come termine ha una connotazione negativa proprio perché è legato, e noi appunto lo dobbiamo confrontare, al liberalismo. E il liberalismo, che inizia a diffondersi come idea, come pensiero, come movimento di pensiero tra la fine del 600 e il 1700, è proprio fondato sulla critica nei confronti di questo modello politico in cui il sovrano sia sciolto, absolutus, obbligato, e quindi si mette già in evidenza in questa contrapposizione tra assolutismo e liberalismo, lo diciamo subito, questa contrapposizione tra il sovrano come emblema, simbolo dello Stato, del potere dello Stato, e l'individuo. Iniziamo a nominare questo termine che caratterizza il liberalismo, l'individuo rispetto allo Stato. Quindi il liberalismo è un movimento di pensiero e di azione politica, perché poi è legato appunto a delle azioni politiche. L'assolutismo non è legato a dei movimenti politici fatti né da gruppi di pochi uomini né da gruppi di masse di uomini. L'assolutismo è un'azione politica che viene mossa da un re, da una monarchia, da un'elite ristretta di persone che hanno il potere e tendono a mantenerlo, mentre il liberalismo è un movimento di pensiero e di azione politica che riconosce, appunto, rispetto all'assolutismo, lo diciamo subito, all'individuo. Quindi si inizia a pensare non più ai sudditi come un corpo unico di uno Stato, ma all'individuo nel singolo, un valore autonomo, e tende a limitare l'azione statale in base a una costante distinzione di pubblico e privato. E in questa definizione vediamo appunto questa contrapposizione tra pubblico, Stato, absolutus, assolutismo, e privato, cioè individuo, e quindi libertà. Liberalismo è un pensiero che emerge tra la fine del 1600, come abbiamo detto, e i primi del 700, come risposta avversa all'assolutismo. Quindi è molto chiaro. E l'etimologia del termine, ancora una volta, dal latino liberalis, cioè liberale, che a sua volta viene da liber, cioè libero. Quindi libero è l'individuo. L'individuo è libero dal potere assoluto dello Stato. La definizione di liberalismo parte da quella di assolutismo, fondamentalmente. Quindi non è possibile definire il liberalismo se non partendo dall'assolutismo. Ecco perché, diciamo, sia cronologicamente che concettualmente dobbiamo seguire quest'ordine: partire dal
dal sistema assoluto, dallo Stato assoluto, per arrivare poi a quello liberale, del liberalismo. E quindi dalla parola libero, noi identifichiamo proprio nel concetto di difesa della libertà dell'individuo dal potere assoluto dello Stato, che significava anche in senso di connotazione negativa di uno Stato che aveva il potere di vita o di morte su tutti i suoi sudditi, che non erano riconosciuti come cittadini proprio perché non avevano nessuna parte nella formazione dello Stato, ma anche nell'idea di sovranità, come vedremo. E quindi il liberalismo nasce dall'esigenza della difesa della libertà e dei diritti dell'individuo. Quindi entriamo in quei termini che dicevo all'inizio, quindi il concetto di individuo, di cittadino, il concetto di diritto che nasce, appunto, si sviluppa, come vedremo poi in realtà la riflessione nasce molto prima, tra 5 e 600, il jus naturalismo, però i diritti dell'individuo e anche poi i concetti che abbiamo detto di giustizia. Quindi il liberalismo nasce per attuare una maggiore giustizia e una maggiore uguaglianza, quindi anche per porre fine ai privilegi e alle differenze enormi tra individui, appunto, solo perché appartenenti a diversi ceti sociali. Ma entriamo piano piano in questo discorso, iniziando oggi comunque a introdurlo. A partire da queste letture che ci mettono in evidenza come ci sia stata una trasformazione dello Stato tra il XIV e il XVII secolo, ovvero tra 1300 e 1600, in questi 3 secoli, noi capiamo come ci siano state delle profonde trasformazioni proprio dell'idea di Stato, quindi tra l'idea di Stato del Medioevo, che giungeva fino al 300, e l'idea di Stato nell'età moderna, quindi in pieno 600, che è appunto il secolo dell'assolutismo, in cui appunto si configura l'assolutismo come forma statale per eccellenza. Quindi la monarchia come tipo di Stato non nasce da un'idea di assolutismo, ma ci arriva appunto tra la fine del 500 e i primi del 600. Quindi vediamo come tra il X e il XIII secolo, tra 1000 e 1200, nella società feudale non esiste un unico centro di potere, ad esempio, no? Quindi il sovrano deve comunque dividere il potere con il Papa, quindi Papa e Imperatore si contendono l'autonomia. Poi, come sappiamo, fra 300 e 400 c'è una graduale formazione delle monarchie nazionali, che abbiamo detto, poi tra 5 e 600, anzi fino a 700, si delinea lo Stato assoluto. Poi, dopodiché, in cui il sovrano è al di sopra delle leggi, poi vedremo perché, mentre invece nel 1800 quello che si afferma è lo Stato liberale, forma tipica dei paesi europei. Uno Stato di diritto, quindi fondato sull'idea della tutela dei diritti dei cittadini, elitario e minimo, perché poi, come vedremo, lo Stato liberale non è uno Stato democratico, cioè del popolo, ma è uno Stato della classe borghese che si afferma proprio nel 1700. Proviamo a leggere questa introduzione. Lo Stato, con le sue strutture tipiche, territorio, popolo che lo abita e apparato politico dotato di autorità per governare, è una formazione piuttosto recente, un risultato di un processo storico iniziato in Europa alla fine del Medioevo. È solo a partire dal 400, infatti, che il potere inizia a concentrarsi nelle mani di un re, che gradualmente impone il suo dominio sugli altri feudatari. Quindi è un processo lento. Inizialmente, come sappiamo, il feudalesimo vedeva una frammentazione del potere in varie regioni, vari signori feudali. Piano piano nel 400 si accentra le mani del re. Si tratta di un processo molto lento e travagliato perché la nobiltà feudale riesce a limitare il potere del sovrano, grazie a nuove istituzioni rappresentative,
come il Parlamento in Inghilterra o gli Stati Generali in Francia. Quindi già si fa riferimento a questi due stati. A loro volta i re consolidano sempre di più il proprio potere, potenziando quelle strutture che diventeranno tipiche dello Stato moderno. Una legislazione tendenzialmente uniforme su tutto il territorio, e quindi accentramento in questo senso, cioè una sorta di adeguare tutto quanto il territorio ad un'unica legge. Quindi lo Stato è fondamentalmente basato su una legge. Se la legge accomuna tutto lo Stato, si accentra il potere nelle mani del re. Un sistema fiscale capillare, un esercito permanente capace di garantire al sovrano l'uso esclusivo della forza nel proprio territorio. Qui si individuano subito i tre elementi che caratterizzano la monarchia, intesa come accentramento del potere nelle mani del re, che sono appunto la legge, quindi il diritto, l'esercito e le tasse. Quindi, come vedete, queste sono poi quegli elementi su cui farà leva anche, per esempio, la rivoluzione inglese del 1600 per togliere al re questo, diciamo, monopolio assoluto di questi tre elementi: esercito, tasse e nuove leggi. Inoltre, le monarchie riescono gradualmente a sciogliere i vincoli nei confronti del Papa o dell'imperatore e ad acquisire una totale indipendenza anche in politica estera. La parola Stato, impiegata per la prima volta da Machiavelli nel 500, si diffonde per designare la nuova realtà che sta nascendo. Quindi, come vedete, la parola Stato nasce nel 500 con il nostro grande Niccolò Machiavelli, ossia la concentrazione del potere nelle mani di un sovrano che lo esercita direttamente sui sudditi, valendosi di strutture nuove o profondamente rinnovate. In contrasto con la concezione medievale dei poteri universali, che erano papa e imperatore, si afferma la credenza nel diritto divino dei re. Qui già, tra virgolette, si fa riferimento a questa origine del potere. Cioè il potere, quindi la legge, da cosa viene? Viene da Dio. E questo è il concetto su cui farà leva proprio l'assolutismo, lo anticipiamo subito. L'assolutismo è basato sull'idea che il potere politico del re venga da Dio, ad Deo Rex, questa era la formula latina, da Dio il re, mentre la legge poi viene dal re, rege lex, dal re la legge, che contribuisce a rafforzare lo Stato nazionale, considerando una proprietà personale, quindi una concezione patrimoniale dello Stato. Il re accentra nelle sue mani il monopolio della forza, cioè la sovranità, appunto, che gli viene da Dio, appunto accentra, volevo dire, il potere legislativo e quello esecutivo, esercitando il monopolio della forza legittima, della sovranità, e quindi aggiunge questi due poteri: legislativo, fare le leggi, esecutivo, metterle in atto, quindi applicarle. Una tendenza simile si manifesta, anche se in forme diverse, in Francia, Inghilterra e Spagna, che abbiamo già citato. Incontra invece difficoltà di vario genere negli stati italiani e tedeschi, sono appunto gli esempi che abbiamo fatto prima nello schema. Qual è il problema? Nel 600 il processo di affermazione delle istituzioni statali nei principali paesi europei appare ormai consolidato. A seconda delle diverse realtà storiche emergono modelli differenti di Stato. Quindi si formano stati differenti a seconda delle situazioni storiche. Mentre in Francia e in Spagna il potere si concentra in modo esclusivo nelle mani del sovrano, e quindi diciamo subito che la Francia e la Spagna nel 600 si mostrano come i due stati assoluti per eccellenza, cioè i modelli per eccellenza dell'assolutismo, come vedremo in particolare la Francia del Re Sole è il modello per eccellenza dell'assolutismo, cioè Luigi XIV. Invece in Inghilterra la nobiltà mantiene una certa autonomia rispetto alla corona e la borghesia commerciale e finanziaria trova spazio per rafforzarsi rapidamente. Quindi qui già
risentiamo l'eco di quei discorsi che abbiamo fatto a proposito, che conosciamo, a proposito delle rivoluzioni del Seicento, di questa classe borghese che insieme ai nobili o a parte della nobiltà si oppone a questo potere assoluto del sovrano. Quindi questa lettura, questa riflessione, questo approfondimento ci vuole far capire che l'Inghilterra rispetto alla Francia e alla Spagna, però in particolare alla Francia, ha avuto una storia diversa, quindi capire come mai questo assolutismo nel Seicento si sia affermato in Spagna, mentre in Inghilterra ci sia stato qualcosa di diverso. Cioè, quali diverse configurazioni, ci dice il testo, hanno assunto lo Stato in base al diverso rapporto che si è stabilito tra apparato statale e società civile? Cioè, ha assunto lo Stato, come mai ha assunto diverse configurazioni in Francia e in Inghilterra, in base anche a un rapporto diverso che c'è stato tra governanti e governati? Cioè, perché si è arrivati alla forma dello Stato assoluto, parliamo della Francia e della Spagna, tipico delle monarchie europee dal 500 al 700? E quindi queste sono le domande a cui cercheremo poi di rispondere nelle prossime lezioni, proprio per capire in che modo si sia arrivati in queste trasformazioni dello Stato tra la fine del Medioevo, quindi 1300-1400, e i secoli del 600 e del 700, i secoli importanti dell'età moderna, passando appunto da una forma di monarchia in cui il re era limitato inizialmente dal potere del Papa, poi dai gruppi, dai nobili, feudatari, ad un punto in cui il re invece assume nelle sue mani tutto il potere, non solo rendendosi indipendente dal Papa, e qui già sappiamo, possiamo intuire che ci sia l'elemento della riforma protestante che chiaramente ha contribuito a scardinare l'unità religiosa sotto il marchio della Chiesa di Roma in Europa, e perché appunto in che modo il re si sia imposto anche sui gruppi di nobili. Qui poi, quando si parla di borghesia commerciale e finanziaria, si fa riferimento in particolare all'Inghilterra del Seicento, anche se non esclusivamente, perché come ricordiamo anche nella Francia delle guerre di religione, che è la seconda metà del Cinquecento, assistiamo ad uno scontro tra monarchia da un lato, che è appunto l'elemento cattolico, e l'elemento protestante, che è quello calvinista e quindi ugonotto, che è caratterizzato dalla borghesia degli affari, quindi commerciale e finanziaria. Quindi oggi concludiamo questa premessa al discorso tra assolutismo e liberalismo per proseguire ancora con delle ulteriori letture nelle prossime lezioni.